Buonasera di nuovo. Adesso prepariamo il miglio con zucca e salsiccia. Ci mettiamo un pochino di formaggio fresco e delle noci. Impariamo ad utilizzare anche un altro prodotto che non sia il riso. L'abbiamo già precotto. Eccolo qua. Lo mettete in cottura, deve essere coperto dall'acqua. Lo dovete sciacquare prima, è molto importante, sciacquatelo sotto l'acqua fredda. In questo modo togliete la saponina, perché sono dei semi. La saponina è una cosa che hanno tutti i semi, anche la quinoa ha questo problema. Va sciacquata prima. La mettete in acqua fredda, la coprite con l'acqua, salate, la fate cuocere per una ventina di minuti. Se l'acqua si ritira, aggiungete dell'acqua durante la cottura. Quindi questo l'abbiamo già precotto. Abbiamo le salsicce e la zucca. La zucca, come vedete, io la passo qualche minuto nel microonde. In questo modo, adesso vedrete come si toglie subito bene la buccia. Ok? Sarà più agevole pulirla perché la zucca è un po' difficoltosa per la pulizia. Quindi la fate a spicchi, la mettete nel microonde, la fate cuocere un pochino, dopodiché agevolmente potrete togliere la scorza. Quindi mettiamo un pochino d'olio nella nostra padella. A me piace un po' piccantina, perché la zucca è dolce, quindi un po' di piccante ci sta bene. Ok? E ci mettiamo la cipolla. Ok? Poi cosa andremo a metterci anche dopo? Un po' di parmigiano. Metteremo anche a scaglie, va bene? Quindi cominciamo con la nostra salsiccia. Prendiamo le salsicce, la spelliamo e la facciamo soffriggere a pezzettini. Mettiamo la cipolla. Se vi piace potete mettere anche l'aglio, ma è sufficiente la cipolla. Ecco qua, spegniamo le nostre salsicce. E le mettiamo in padella. Ecco qua. Facciamo un po' a pezzetti. Giancarla, sì, agevolmente, non mi prendere in giro. Ecco la nostra cucchiarella simpatica, come la mia sorellina. Ecco qua. Vediamo con la nostra cipolletta. Adesso è autunno, quindi possiamo mangiare con le zuppe, con i risotti, con questi piatti più caldi. Mettiamo la cipolla insieme alla nostra salsiccetta. Facciamo rosolare per benino. Ciao Bill! Ciao, ti saluto da Roma, precisamente da Pomezia, dal mare. Ecco qua. Che profumo la salsiccia, mamma mia, manda un profumo, signori miei. Un vino di vino bianco, così sfuma. Facciamo cuocere bene la cipolletta. Adesso passiamo alla nostra zucca. Vedete? Facilmente togliete la scorza. Agevolmente. Ecco qua, abbiamo tolto la scorza con molta facilità. La facciamo a pezzettini e la aggiungiamo alla nostra salsiccia, alla nostra cipolletta. Ecco qui.
Ecco fatto. Benissimo. Possiamo procedere con la pezzettina. Poi faremo altri piatti con la zucca, eh? Faremo anche un pane con la zucca di questa, che è buonissimo. Lo aggiungiamo. E facciamo stufare un pochino. Ricapitolando, il miglio l'abbiamo fatto cuocere per una ventina di minuti in acqua salata. Poi chiaramente controllate di sale se sta bene, se non occorre non aggiungete altro sale, mi raccomando. Allora potete mettere sia il parmigiano ma anche il pecorino. Anche il pecorino si sposa molto bene perché la zucca è dolce, quindi il pecorino fa da contrasto e ci sta benissimo. Ecco qui. Poi dipende dai gusti, quindi pecorino o parmigiano, ok? Oh, ci siamo quasi pronti. Ecco fatto, la nostra zucca si sta regolando insieme alla salsiccia. Nel tempo possiamo grattugiare un po' di parmigiano, che ci servirà per la mantecatura. Prepariamo un pochino di acqua che ci serve per mantecare il tutto. Eccolo qua. Prendiamo il formaggio, la nostra grattugia. Eccola. Arriviamo subito con questa di carnaccia. Eccolo qua, grana, parmigiano, pecorino, va benissimo. Anche un pochino di burro se vi piace, però quello dipende dai gusti. Così bene. Oh, perfetto, siamo pronti. Aggiungiamo il nostro miglio, mettiamolo, ecco qua, un pochino di acqua, e qui lo facciamo, ecco fatto, lo facciamo mantecare. Ciao! Grazie, sei molto gentile Violetta, mi fa piacere. Eccoci qui, pochissimi minuti il nostro risottino, chiamiamolo risotto, è quasi pronto. Ok, a questo punto possiamo mettere anche una noce di burro, che ci sta bene.
mettiamo un pochino di sale, aggiungiamo, controllate sempre come sta di sale, quindi ad aggiungere il sale, mettiamo un pochino anche perché poi metteremo anche del formaggio e altre cose che sono saporite, ok? Benissimo, ecco qua. Oh, benissimo, ci siamo. Adesso prendiamo un pochettino di burro e ce lo mettiamo. Pronti, la mantecatura è quasi ultimata. Vedete, ha la giusta consistenza. Facciamo prendere un pochino il pollo e possiamo mettere un pochino di burro e ultimiamo con il parmigiano e da ultimo le nostre conci. Le conci, fate in questo modo, semplicemente. Ecco qua, briciolate grossolanamente, vi devono sentire. Benissimo. Ok. Punto assaggiamo se di sale è a posto, però ne aggiungiamo un pochino. E direi che è a posto. Forse poco, poco, poco. Ecco fatto. Pezzettino di burro. E mettiamo il nostro formaggio caprino, eccolo qua, e lo facciamo sciogliere insieme, darà cremosità al nostro piatto. A questo punto teniamo il fuoco, deve essere a fuoco spento, e terminiamo la mantecatura con un po' di parmigiano, parmigiano, grana, pecorino, quello che vi piace. Ok? Benissimo. Siamo pronti. Vi grattugiamo un altro pochino da mettere sopra. Prendiamo il nostro piattino. Possiamo decorare anche con un po'
con due grilli di noce. Possiamo metterci qualche noce. Ecco qua. Benissimo, e siamo pronti. Ecco qua il nostro piatto. Come avete visto, non ci è voluto molto neanche con questo, perché la maggior parte del tempo occorre per far cuocere il miglio prima, ma voi lo potete cuocere precedentemente. In questo modo, al momento del servizio, rimarrà molto semplice prepararlo e velocemente anche. Bene, abbiamo fatto una ricetta invernale, autunnale più che invernale, e abbiamo imparato ad utilizzare il miglio. Faremo altre ricette anche con la quinoa, anche con il miglio, come vediamo domani. Ve lo voglio preparare con del pesce, così facciamo una cosa diversa. Bene, grazie della vostra attenzione, vi auguro una buona serata e buon appetito a tutti. Ciao a tutti quanti.